Poi sono dovuto uscire anch'io fuori dal Molise e creare la mia carriera, che poi fortunatamente sta andando come solista, sta andando molto bene. Ho cantato, già ho portato, diciamo, la lirica, e comunque anche la lingua italiana in paesi, in America. Ho cantato a Miami, a Pechino, a Shanghai, in Germania, in tutta Europa, devo dire. Ed è bello andare in un posto tipo, insomma, Miami e poter cantare in italiano. Queste sono cose che purtroppo io non ho avuto l'opportunità di scoprire quando ero qui. Ed ecco, mi sono ripromesso che questo non doveva accadere ai giovani talenti del futuro, ed è per questo che ho cercato di costruire, un po' di ideare un progetto che potesse dare opportunità confrontarsi su un palcoscenico, perché è lì che si crea il mestiere del cantante lirico. E non solo, per quello nell'ultimo anno ho ideato una sorta di tutoring, cioè si chiama Opera Studio Molise Artist Tutoring, una sorta di agenzia dove io scelgo, diciamo, delle voci delle edizioni precedenti, e le aiuto a trovare dei lavori effettivi, quindi delle opportunità lavorative effettive, come con la collaborazione che abbiamo avuto col maestro Claudio Longo, che ringrazio, che mi ha nominato per questa serata, dove abbiamo dato opportunità appunto a tre solisti, a tre talenti, di potersi esibire sul palcoscenico. Ma questo l'ho fatto qui, l'ho fatto a Trento, l'ho fatto a Milano, e lo sto facendo in tanti festival che io conosco, quindi questo è il mio scopo. Intanto, procediamo con la premiazione, grazie all'assessore Dario Ottaviano. Grazie a te, e adesso ne approfittiamo della tua voce. Ci darai un anticipo del Rigoletto, giusto, che ci sarà al Teatro Savoia a Campobasso, e quindi un anticipo, Nicola Siccardi. Assassini, ma aprite la porta, assassini, ma aprite.